una mettere a posto tutta la casa perché oggi c'è proprio bisogno. Facciamo la pulizia. Per pulire i mobili uso sempre la miscela mai più povere. Se tu non conosci, io lascio qua su nella card, così puoi vedere questo video come fare questa miscela qua. Lei pulisce e ti lascia pulito fino a 7 giorni. È meravigliosa. Qua in camera ho già sistemato tutto, tutte le polvere, tutto che c'era ho già sistemato, anche il letto, ho sistemato anche lì il mio mobiletto, il pavimento, ho tolto tutte le polvere, ho pulito anche la scala, ho usato la miscela mai più povera, la camera della Mattia, il pavimento è pulito. Con l'aspirapolvere anche qua. Adesso io faccio il bagno, però non vi faccio vedere tantissimo perché non voglio che sia un vlog troppo lungo. Un trucco che uso sempre qua in bagno, prima di pulire, nel senso di lavare il WC, di lavare tutto il lavabo, tutto quello che faccio è passare prima l'aspirapolvere. Perché? Perché facendo così, quando io finisco di pulire, non c'è tutto unto nel pavimento, è mischiato la polvere con l'acqua, perché ogni tanto cade qualche goccio di acqua nel pavimento. Quindi è meglio prima passare l'aspirapolvere, togliere tutte le polvere che c'è. Io ho tolto tutto qua su nell'armadio, lì ho fatto tutto per dopo iniziare a lavare, ok? Per pulire ho usato il Viekal e questa spugna. Questa spugna è quella della Vileda, che è molto buona e non graffia. A me piace tantissimo. Dopo che io la uso nel lavandino su di sopra, quando non è tanto bella, la approfitto qua nel bagno. Per asciugare eu uso questo pano che l'ho preso al CAD, un negozio che c'è qua vicino di casa. E è molto buono questo pano. Uso sempre due, uno per asciugare e un altro bagnato, se devo anche pulire lo specchio. Quindi questo pano qua mi aiuta tantissimo. Ho tanti, ho preso tre o quattro di questa stessa marca, che adesso non mi ricordo il nome. E dopo uso questo bagnato, passo prima il bagnato nello specchio. Ce l'ho anche una miscela qua molto buona per pulire lo specchio, se volete guardare. Vi lascio qua su nel card. Quindi pulisco con questo bagnato. Dopo pulisco con quello asciutto, così non c'è nessuna macchia, nessuno alone. È bellissimo, come vi ho detto, questo straccio qua da pulire.
Qual nel pavimento hoje ho usato la candeggina com acqua? Più niente. Solo candeggina e acqua. Estou usando questo della Veleda que é bellissimo, mi piace tantissimo. Fra un po' vi faccio vedere bene. E la candeggina com acqua rimane bello pulito il pavimento e toglie anche tutte le batterie, tutte le cose. E era da giorni che avevo bisogno di fare questa pulizia qua. Quindi ho deciso di usare oggi solo questo. Per pulire il pavimento ho preso questo dalla Veleda e non è pubblicità perché è mio, l'ho pagato io e è bello, mi è piaciuto tanto. Ho finito di pulire il bagno, ho usato nel pavimento acqua e candeggina perché oggi volevo proprio togliere tutte le batterie, lasciare bello pulito veramente. Guarda che bello il bagno. Pulito, non vado lì davanti allo specchio perché non voglio farmi vedere, ma è tutto brillante, pulito, la casa come mi piace, anche qua nella camera sistemato bene, guarda il sole fuori, mamma mia che bella giornata, e anche qua nella camera di Mattia. Agora, adesso faccio la scala, ma prima di fare la scala volevo farvi vedere che io ho preso questo che è un ambipur, nemmeno questo è pubblico, non è pubblicità, è solo per farvi vedere. Io oggi proverò questo nuovo, che non ho ancora provato, questo qua è nuovo e provo per vedere se va bene il profumo. E quello lì è lavanda, ma adesso lo cambio.